È finalmente arrivata tra noi la GeForce RTX 3080 Ti, che qui vediamo nella versione Founders Edition, oggetto di indiscrezioni da mesi ma continuamente rimandata da Nvidia. Prima di parlarvene facciamo una premessa: la disponibilità di questa scheda e il prezzo non saranno aderenti a quelli indicati da Nvidia. La crisi dei chip continuerà ancora a lungo e la stessa Nvidia ha dichiarato che non ci saranno grandi miglioramenti nella seconda parte di quest'anno. Quindi i 1199 dollari annunciati da Nvidia sono da prendere con grandi pinze. Detto questo, la 3080 Ti può essere vista come una 3090 a cui è stata dimezzata la memoria. Abbiamo infatti una GPU con 10.240 CUDA core a fronte dei 10.496 della 390, coadiuvati da 12 GB di memoria GDDR6X contro i 24 GB della sorella maggiore. In sovraimpressione vi lasciamo qualche altro dato tecnico per vedere le differenze della scheda rispetto alla 3090 e alla 3080. Tra le caratteristiche accessorie di questa 3080 Ti c'è il limitatore al mining di criptovalute, noto anche come LHR, Light Hash Rate, insieme al supporto nativo a Resizable Bar, che permette alla CPU di accedere all'intera VRAM immediatamente. A seconda del gioco, questa funzionalità permette di avere qualche punto percentuale di prestazioni in più. Come detto, la 3080 Ti fa propendere per una scheda a cavallo tra la 3080 e la 3090, ma in realtà è una soluzione molto simile a 3090, diciamo che è una 3090 sotto mentite spoglie, come potete vedere nei nostri test. Diciamo che è una scheda che sta molto a ridosso della 3090 ed è un po' più staccata rispetto alla 3080. Nei giochi senza ray tracing, la 3080 Ti è molto vicina alla 3090, distinguerle nel gaming a occhio nudo è sostanzialmente impossibile. In 4K è staccata del 3 o 4% circa dalla 3090 ed è davanti alla 6900 XT di AMD nello stesso margine. La nuova arrivata si dimostra oltre il 40% più veloce rispetto alla 280 Ti e due volte più rapida della vecchia GTX 1080 Ti. Il ray tracing è un territorio dominato da Nvidia per il momento, con le schede AMD che riescono a gestire senza troppe difficoltà solo le implementazioni più semplici della tecnologia. Prendiamo ad esempio Shadow of the Tomb Raider, dove è usato per le ombre. Le soluzioni RX 6000, gestendo i dettagli, permettono di applicare il ray tracing solo fino a 1440p e patiscono l'assenza, per il momento, di una tecnologia come il DLSS. A tal proposito, AMD includerà la sua risposta, chiamata FidelityFX Super Resolution, il 22 giugno. Vedremo come si comporterà, ma le prime informazioni sono interessanti e vi lasciamo un link nei commenti per approfondire. Parlando di questa Founders Edition in particolare, riscontriamo come Nvidia abbia adottato lo stesso sistema di raffreddamento della 3080 e questo ha un riflesso leggermente negativo sulla rumorosità, con le ventole che girano più velocemente rispetto alle altre due Founders. Le temperature non raggiungono mai livelli estremamente problematici, mentre i consumi sono simili a quelli della 3090, con una media intorno ai 350 W sotto carico. Passando dalla 3080 alla 3080 Ti osserviamo un miglioramento prestazionale del 10% circa in 4K, con un aumento dei consumi speculari. La 3080 Ti è fondamentalmente una 3090, ma con un prezzo di listino migliore, infatti si passa dai 1499 ai 1199 dollari. Inoltre, ma qui parliamo solo della Founders Edition analizzata, è persino più compatta, con un piccolo riflesso negativo sulla rumorosità. Rispetto alla 280 Ti, il balzo prestazionale è di oltre il 40% e lo stesso possiamo dirlo anche per i consumi, mentre se andiamo a pescare la 1080 Ti abbiamo prestazioni più che doppie, senza dimenticare il supporto all'accelerazione del ray tracing in hardware e il DLSS, con consumi in aumento solo del 40%. Dobbiamo dirlo, se guardiamo la serie RTX 3000, la 3080 Ti non ci offre un motivo per esaltarci, nel senso che le prestazioni non sono inedite, sanno di già visto. È una scheda che tuttavia nasce per posizionarsi in un vuoto di mercato dove la 6900 XT di AMD potrebbe aver campo libero, se solo si trovasse ovviamente. E al tempo stesso serve a Nvidia per diffondere il suo limitatore al mining di criptovalute e altre tecnologie come Resizable Bar. La 3080 Ti si propone in particolar modo agli affezionati della serie GTX 1000, ovvero coloro che non sono
ancora passati al ray tracing e al DLSS. Difficile parlare quindi male di questa scheda, anzi, ma allo stesso tempo è difficile anche esaltarsi. Se poi volessimo prendere i prezzi di listino come validi, il balzo del 70% tra i $699 della 3080 e i $1199 della 3080 Ti non sarebbe poi così giustificabile a fronte di un miglioramento prestazionale limitato intorno, come abbiamo detto, al 10%. Questo però sarebbe un bel discorso da fare se solo ci trovassimo in un momento storico normale, e così non è. La stessa Nvidia ha recentemente dichiarato di attendersi una domanda elevata anche nella seconda metà dell'anno, quindi verosimilmente il quadro relativo a disponibilità e prezzi non cambierà molto rispetto a quanto visto negli ultimi mesi. Poca disponibilità quindi e prezzi alle stelle. Sono purtroppo questi aspetti a incidere nella valutazione di una generazione di schede che, senza dubbio, ha compiuto un passo avanti importante.